Signori, bentornati cari nel canale dello Zio Maru con un nuovo appuntamento, ragazzi, con Gwent. Il mazzo di oggi vi piacerà in una maniera incredibile. Stiamo parlando, ragazzi, di Scoville e stiamo parlando di un archetipo che ricorda tantissimo il mio vecchio archetipo con Precision Strike e Scorch. Ma questa volta, ragazzi, non c'è Scorch. Non c'è Scorch nel nostro mazzo, ma c'è uno Scorch con le gambe, con le orecchie a punta, ragazzi. Sto parlando di Shiru. Shiru Precision Strike, mazzo fantastico da giocare, ragazzi. Allora, questo è uno di quei mazzi che quando lo iniziate a giocare vi affossate completamente. Cioè, vi chiudete con il mazzo e purtroppo per almeno 3 giorni, quindi 3 giorni contati di orologio, voi non giocherete nient'altro che sto mazzo. E niente, quindi crea dipendenza. Mazzo che crea dipendenza. Andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando. Innanzitutto, quindi Skirru, Shiru, non so come si chiama, a volte lo chiamerò Skirru, a volte lo chiamerò Shiru. L'importante è capire che sto parlando di questo signore con le orecchie a punta, che è l'unico elfo del nostro mazzo e non è una cosa casuale, dopo vedremo il perché. Che cosa fa di tanto particolare? Innanzitutto lo dovrei fare premium, ma non ho ancora la polvere meteorica, quindi lo farò in futuro. È una 3 con fervore e ordine. Si distrugge, quindi lui si autodistrugge insieme a tutte le altre unità con lo stesso valore di forza. La particolarità qual è, ragazzi? Che lo possiamo buffare, o lo giocheremo sempre buffato con consiglio di Isengrim. Consiglio di Isengrim ci permette di prendere o una carta elfo o driade o nano dal nostro mazzo e metterla in gioco buffata di 2. Questo significa che, essendo Skirru l'unico elfo del nostro mazzo, noi mulligheremo sempre Skirru rimettendolo nel deck e lo richiameremo con consiglio di Isengrim. La parte difficile del mazzo quale sarà? Sarà decidere se fare uno Skirru da 5, se farlo da 4, perché grazie a Precision Strike possiamo autopingarci il pezzo, o addirittura da 3, ma da 3 è rarissimo. Principalmente sarà sempre da 5 o da 4. Quindi lì sarà la difficoltà vostra nel capire il matchup in base all'avversario. Vi faccio un esempio: nel caso di Nilfgaard, ad esempio, giocano scenario, le zanne dell'impero sono delle 4, molti minion suoi entrano a 5/6, quindi sono facilmente pingabili per portarli a 4. In quel matchup magari potete fare Skirru da 4, ad esempio. Contro l'Etereo, ovviamente farete uno Skirru da 4. Quindi Skirru è la vostra AOE definitiva, cioè proprio un'AOE degli dèi. Il mazzo è Devotion. Il mazzo è Devotion, ovviamente siamo assalto preciso. Assalto preciso, 3 cariche con ordine, sono 3 ping da 1. E quando avrete finito tutte le cariche, evocherete una sentinella di Brogynon, che a sua volta danneggerà di 2 un'unità nemica. Non ci interessa assolutamente il colpo di grazia della sentinella di Brogynon in questo mazzo, perché la useremo esclusivamente per settarci Skirru, cioè la sentinella è un ping da 2 in più, quindi oltre ad avere 3 cariche da 1 abbiamo anche un ping da 2. Quindi possiamo, ad esempio, se l'avversario ha 3 unità a 5 e che vogliamo portare a 4, possiamo fare 3 ping sulle 5 e l'unità a 6, gli spariamo 2 danni, li portiamo a 4 e Skirru può sparare da 4. Il mazzo è Devotion, quindi comunque hai i punti che ci servono per vincere gli altri round. Noi vogliamo sempre il round lungo per settarci uno Skirru più forte, ma spesso e volentieri, quando gli avversari vedranno Precision Strike, cercheranno di aggredirvi per questo motivo. Però abbiamo delle belle giocate. Abbiamo delle belle giocate perché abbiamo carte come la Grande Quercia, che in questo mazzo possiamo anche investire nel primo round in determinate situazioni, quando volete assolutamente vincere il primo round per assicurarvi un round 3 lungo, dove sapete che Skirru è la vostra win condition principale. Abbiamo comunque Etne, che nel terzo round diventa comunque una 10, che mette in gioco 3 engine, di cui uno con velo, e ogni carta natura che andiamo a tirare sono 3 punti più, e quindi sono ottimi. Ovviamente abbiamo il protettore della foresta, quindi il pacchetto Sivir che gioco anche nel mio simbiosi. Diciamo che questo mazzo è proprio un ibrido, infatti, tra un simbiosi, tra il mio vecchio simbiosi e un mazzo combo con Skirru. Richiamo della foresta, ottimo per richiamarci magari le unità che non abbiamo trovato, oppure nel caso in cui non siamo riusciti a pescare consiglio di Isengrim, possiamo fare richiamo della foresta su Fov, Fov su Skirru.
consiglio di Isengrin, quindi la certezza di prendere Skirrucci è quasi sempre. Ho provato, ragazzi, a giocare senza difendere e devo dire che in molte partite mi ha risolto parecchio. È una carta fastidiosa, se riuscite a settarvelo prima di fare tre è molto forte perché vi rende difficili da rimuovere i vostri tre engine. A me il defendere in generale in questo meta piace tantissimo, cioè se incontrate un mazzo Devotion che non sia Nilfgaard riuscite sempre a dare fastidio. Anche lo stesso Skellige, questa carta, una volta che avete fatto andare via i colpi stordenti, questa carta dà parecchio fastidio. Abbiamo Frexenet, che ovviamente è una bella tempo play, sono 7 punti subito, più mettiamo un engine, più buffiamo una dread in mano di 2. Ricordatevi sempre, ragazzi, che Etne quando si evolve perde il buff, quindi non la volete mai avere in mano quando avete Dunka. Quindi se avete Dunka cercate di togliere Etne dalla vostra mano, cercate di non buffarla, insomma. Dunka è molto forte con il nostro vantaggio tattico, quindi round 1, a meno che non siamo contro quei mazzi che ci possono punire come prima giocata Dunka, possiamo aprire con Frexenet come prima mossa. Fov ovviamente è un tutor devastante, ci richiama la natura del mazzo, abbiamo tante nature forti, Trent Cinghiale. Trent Cinghiale che worka benissimo con le triade perché ottiene subito fervore e può fare diversi punti nel tempo. In questo mazzo, ragazzi, giochiamo Brahen. Brahen è fortissima perché ci permette con le sue tre cariche di settarci Skill Row. Lei ottiene fervore se controllate almeno altre due o più triadi. Quindi importantissima giocarla. È un buon target da buffare con Frexenet, quindi portarla a 6, magari per farla diventare difficile da rimuovere. Ottima carta. Ovviamente doppia rappresaglia della natura. Giochiamo anche Trent, giochiamo Trent con Devotion. Abbiamo quasi sempre dei target da buffare, quindi per sfruttare il colpo di grazia. Uno per di Cerchio della Vita. Ricordatevi che quando fate colpo di grazia con Cerchio della Vita, il buff di 2 lo scegliete voi dove va. Doppia guardiana di Duancanelle, oltre ad essere un simbiosi, ad avere velo, fa 2 danni, quindi potrebbe settarvi o il colpo di grazia di rappresaglia della natura o anche uno Skill Roo. In più è una triade, quindi tutte le sinergie che abbiamo nel mazzo, quindi il Trent Cinghiale, Brahen, si attivano ottimamente. Doppia carezza della triade, fortissima, il nostro Purify difensivo. Tempra, semplicemente è una carta natura che buffa di 5, può essere utile nel primo round con Dunka, su Dunka ad esempio. Vi faccio un esempio veloce. Partite per primi, vantaggio tattico su Dunka, siete contro Skellige, sapete che vi farà colpo stordente per portarla a 3 di vita e magari cercarla di uccidere in 2 riprese, voi farete Tempra su Dunka portandola a 7, quindi facendola uscire anche da decotto. In un terzo round è comunque buona Tempra, ci permette di attivare simbiosi. 2 per di Brigante di Magam e 2 per di roditore delle querce. Come sempre, come tutti i mazzi Devotion, ci danno fastidio gli scenari. Quindi contro i mazzi scenari dobbiamo ragionare bene se è il caso di come interpretare la partita. Non abbiamo un Purify offensivo, quindi il defender ci dà veramente tanto fastidio. Purtroppo la vera pecca di questo mazzo è che dobbiamo giocare Skill Roo come unico elfo per assicurarci il consiglio di Isengrim, e quindi non possiamo giocare l'elfo che purifica. Questo potrebbe essere le pecche del mazzo. Per il resto, ragazzi, questo mazzo è fantastico, divertentissimo. E non sarà facile, ve lo dico subito, non sarà facile, è un mazzo con cui dovete calcolare tantissimo. Sarà veramente difficile per me oggi portarvi il gameplay al 100% della concentrazione, ma ci proveremo. Ci proveremo. Mazzo fantastico. Purtroppo al livello dove sono arrivato io, ragazzi, della Pro Rank, sto incontrando veramente tanti mazzi Skellige e tanti counter di Skellige. È un po' opprimente la situazione dove gioco io, non so al rank dove giocate voi, io sono sicuro che a fine mese Skellige sarà nerfato ancora. E invece, ragazzi, troviamo probabilmente quello che è un. Potrebbe essere sia uno Swarm che un Krynes. Partiamo per secondi, quindi se lui vuole partire particolarmente aggressivo ci può andare bene. Togliamo sicuramente Tempra. Doppio nano è buono, non penso che il Purify ci possa servire.
lo taglierei. Ok. Parte di portale, quindi lui è un Crimes bello aggressivo, bello ignorantello. Ecco, tu qui dobbiamo già iniziare a ragionare. Skill Roo potrebbe essere da 4 per il turno in cui lui sicuramente mi pusha con Senior, potrei portare tutti a 4. Sicuramente questo round, ragazzi, non lo vinceremo mai, quindi cercherò di giocare delle carte e magari cercare di fargli buttare più carte possibili a lui. Quindi io partirei con un roditore delle querce. Mettiamo sanguinamento qui. Lui vorrà giocare, vorrà vincere il primo round, pusharci il secondo per giocare un round corto con Gord. Quindi sarà difficilissimo sto matchup, raga. Sarà veramente difficile perché noi non abbiamo una Toll Removal. Noi non abbiamo una Toll Removal, quindi Gord potrebbe essere un problema. È vero pure che il nostro round corto, se arriviamo con Ethnin, non è assolutamente malvagio. Quindi assolutamente. Potrei già pensare di fare una rappresaglia per togliergli un Engine. Lì si attiva anche il colpo di grazia. Rimaniamo a tiro del nostro avversario. Ho comunque diverse bronzo da buttare. Potrebbe essere uno swarm a questo punto. Questo Roderick the Vet mi puzza tantissimo di swarm. Ecco, ragazzi, se lui è uno swarm. Se lui è uno swarm a tutti gli effetti, Skiru potrebbe essere la nostra win condition. Vado di nano. Vado di nano perché questo Roderick mi puzza. Non tanto lui che si gioca anche in alcune versioni di Grimes. Roderick però mi puzza. Va di 4 danni. Va di 5 danni. Ah, perché aveva una moneta, giustamente. Ok. Quindi Duke adesso non la posso giocare più perché è sotto i 5 danni. Vado di altro elfo. Sicuramente non gli farò vincere il round tirando solamente queste carte. Però ancora lei da tirare. Volendo potrei tirare anche Dunka per prendermi dei buff. Lui addirittura gioca anche i Poison. Incredibile. Questa è una lista, ragazzi, che non ho mai incontrato. Potrebbe essere una lista nuova. O potrebbe essere semplicemente una creazione di adesso. Io vorrei provare a giocare Dunka per beccarmi qualche buff, ma ho paura che il buff vada a svettere. Vabbè, tanto glielo dobbiamo far tirare qualche round. Non andare svettendo, ti prego. Ci capite perché? Quando io vi dico che devo andare a farmi benedire, e questa è semplicemente la motivazione. Cioè, l'unico buff che mi sono andato a prendere va sull'unico che perde il buff. È pazzesco. Io spero che comunque questa sia una cosa che fixino. Perché uno non può rimulligare ogni volta Etne per paura di buffarsela. Cioè, spero che sia una cosa che cambieranno in futuro. Cioè, i buff rimangano sulla carta evoluta. Comunque, ritornando alla partita, io posso giocare ancora la guardia. E dopodiché sono costretto a passare. Quindi gli faccio tirare un'altra carta a lui. Motivo per il quale all'inizio del video vi dicevo e te ne di togliere. Il problema è che a volte mi è capitato di togliere e di non ritrovarla. E quindi in realtà sono sempre spaventato dal toglierla. Però abbiamo perso il punto di Duca. E abbiamo anche perso il round. Ok, diciamo che noi tendenzialmente in un matchup del genere, anche se ancora non ho capito bene che roba è, perché sembra un misto tra Grimes e Swarm, non è propriamente uno Swarm. Io penso che lui ci distruggerà, a meno che Skirrim non farà il miracolo. Il problema è capire da quanto voglio fare Skirrim. Innanzitutto il problema è trovare Skirrim adesso, perché non ho il consiglio di Isengrim in mano e non l'ho trovato. Quindi se lui adesso ci pushasse, io avrei perso la partita malamente, perché sono riuscito a non trovare né Fov, né Richiamo della Foresta, né Cazzito di Fim. Per fortuna lui non pusha. Per fortuna. Potrebbe tranquillamente annichilirci, perché non ho la più pallida idea di che cosa lui faccia. Comunque potrebbe avere un round lungo veramente grosso. Potrebbe essere anche.
Cioè, adesso mi... Ok, abbiamo pescato FOV, già è una cosa buona, mi piacerebbe anche trovare il richiamo. A sto punto un più rifer me lo tengo. Ok, anche il richiamo. Adesso rischio di prendere... Però ho tante carte qua dentro, raga. Non... Cioè, non fare la pussy, ma se pesco Skiru sono uno stronzo. Ok, ho pescato la peggiore. Cioè, avevo veramente delle oro fantasie. Anche il cinghiale, sto matchup era... In realtà cinghiale lo potrei anche prendere, ma se prendo cinghiale vuol dire che non prendo il produttore. Va bene, vediamo se riesco a fare il miracolo. Vediamo se riesco a fare il miracolo. Io partirei di Etne. Etne sono subito 3 engine. Quindi difficile risoluzione. Io penso che lui al massimo me ne risolverà una. A meno che non giocare col borsello. Ok. Lui va subito di combo. No. Lui va di Sirzana letale con il tributo. Questo mi spaventa tantissimo. Questo mi spaventa un botto. Non posso fargli niente, è immune. Allora, potrei mettere un'altra simbiosi nel frattempo che lui... Dobbiamo giocare anche poi intorno a Rissa da Taverna, quindi occhio a come piazzo le unità. Non so se fare la fila avanti e poi piazzarmi il Defender. Spero che non giochi Lazareth. Cioè, purtroppo ragazzi, che non conosco perché è un mazzo che veramente non so cosa voglia fare. Mi setto tutte le simbiosi, quindi adesso ogni natura che tirerò sarà bella grossa. Pensavo che arrivasse Senior, invece è arrivato Sirzana letale. Succederà di tutto in questa partita, ragazzi. Preparate popcorn per questo round. Perché veramente può succedere di tutto. Non ha più il tributo per pagare un eventuale senior, quindi non penso che lo giochi. Fa scomunica, quindi sta cercando qualcosa che ha missato. Rissa da taverna adesso. Giocata che mi lascia perplesso. Io mi vado ad attivare il cerchio della vita, così mi assicuro anche il colpo di grazia e mi assicuro anche il buff. Io il buff lo farei probabilmente su Figgis. Ci può stare. Mettiamo comunque dei 30 erranti da 3 adesso in natura che tiriamo. L'avversario sta decidendo chi arriva della rosa. Va bene. Potrei anche pensare di toglierlo questo piano. In realtà non so che skill fare in questa partita. Perché non lo so affatto. Perché se lui buffa tutti gli adepti ardenti potrei addirittura farlo da 3, ma farlo da 3 significa autopingarmelo 2 volte. Non è il massimo. Però devo prenderlo in considerazione come ipotesi. Il problema, adesso vado a difendere, il problema è che io spawno tutti i Trent da 3, quindi da 3 non posso fare scritto assolutamente. Maral? What? Ok, qui penso che sia il turno del Trent, Maral lo voglio togliere assolutamente. Mi vado a prendere il Trent con il richiamo. Non penso di metterlo qui, ho paura di destruirmi la fila, anche se in realtà potrei giocare già la quercia come prossima carta. Perché no? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se il 30 mi va sopra mi chiudo la fila, quindi no. Però è vero pure che lui probabilmente mi chiuderà il 3 forse. Comunque sarebbe andato sotto. Questi sono punti comunque quelli che abbiamo fatto, perché abbiamo giocato 2 carte natura, quindi ho preso 6 punti di simbiosi. Ok, luva di poison. Purtroppo penso che Skellig questa partita non ci servirà. Perché da quello che sta giocando il nostro avversario, io non penso che lui giochi altri poison. Ha giocato 1, 2. Sono tentato da giocare la carezza adesso. Tu direi che sta 1.
comunque una buona play. Potrei anche non prendere Skill Row a sto punto, cioè. Che cosa prende? Non prende niente, perché questo è umano, questo è 30, quindi devo prendere per forza Skill Row. Lui prende Ferco. Hai paura che possa giocare qualcosa di volatile? Ok, questa fa 7 danni. Quindi ammazzerà probabilmente Tne. No, ammazza lei, ok. Io penso che lui giochi Gord. In realtà con fuoco potrei anche prendere altro. Cioè, nel senso, potrei prendere... Boh, non so. Mi sta destabilizzando. È che non ho veramente tante altre giocate. Noi abbiamo ancora il leader, cioè abbiamo veramente ancora tante belle giocate. Sono veramente in difficoltà, penso che sia il turno di Brian. Abbiamo comunque fervore, vinghiamo 3. E forse ammazzo lui. A questo punto ammazzo lui. Non so veramente, ragazzi, di che tipologia di mazzo possa essere. Perché mi sta facendo tutte giocate contro, non sta swarmando. Oh. Triss. Vediamo che roba è. Questo è semplicemente un crime. Attenzione, no, si buffa Gord. Non ci credo. Ha trovato il buff per Gord. Pazzesco. E a questo punto... Tiriamo FOV, ma è incredibile. Skill Row non ci servirà in questa partita. Tirerò una rappresaglia della natura. Quindi farò FOV, li metterò nella fila avanti. Tirerò una rappresaglia. Comunque ho dei 30 in campo. E poi faremo leader. Quercia. Io non so come lui pensa di vincere questa partita, a meno che veramente non mi sta... Ok, la Gorat non serve a niente. Abbiamo vinto. Gord non basta. Quindi avete visto comunque questa partita, avrei potuto farvi vedere la forza di Skill Row. E invece avete visto la forza del deck al di fuori di Skill Row. Contro questi mazzi veramente strani. Veramente strani. Era un crime Gord. Che però non... Forse ha missato Seniors. Forse... Non so. Comunque, forse il motivo per il quale non ha pushato, cioè il motivo per il quale non ha pushato il round 2 è stato il fatto che avesse iniziato Senior. Va bene. Comunque abbiamo vinto senza schermo. Regni è tanta roba, ragazzi. A Pricing girano tantissime liste. Addirittura una delle ultime liste che ho incontrato giocava anche lo scenario. Non so se sia questa la versione. Le liste classiche giocano la fregata. Assalto anfibio. Giocano anche Radeia. Quindi ce ne sono veramente tante diversioni. Il carezza della drede la toglierei. La tempra pure. Dunca sarebbe bellissima contro di lui. Anche se l'ultima volta che ho fatto Dunca contro Appresi mi sono beccato una canicola del Corat. Non me lo sono scordato. Ho le dreadi comunque da buffare in mano. Io il nano lo toglierei. Ok. Partiamo di Frexenite e ci baffiamo il Brian. Partiamo anche più sobri. Noi vogliamo il round lungo. Il problema qual è? Che Regni con i tick di buff che gioca può uscire tranquillamente fuori dalle nostre rimozioni. E se ci scappa un Anna, lui batte subito aggressivo. Proprio così. Così tanto aggressivo. A parte che io te la potrei distruggere tranquillamente. Ma non penso che sia questo il caso. Nel senso, se lui c'è un'altra fregata in mano, semplicemente gli vado a spaccare lo scudo. O comunque il colpo di grazia con rappresaglia. Dovrebbe buffarla di uno. Il problema è che potrebbe già giocare un tamburino sopra. Qui lui jumper Falibor.
Se vuole giocare aggressivo, potrebbe pensare di farlo invece va di assalto anfibio. È partito proprio in, vuole vincere a Even. Vuole vincere a Even, non gliene importa niente. If the kingdom are dead, Vuole I'll vincere Even e in give questo modo è uscita dalla removal. Ok, cioè non è ok, ma va bene. Io a questo punto proverei a mettere Dunka con. Cerchiamo di prendere un po' di carry over, perché tanto ho capito che questo ci vuole fare proprio brutto. E allora a sto punto cerchiamo di prendere un po' di carry over. Se mi fai anche la canicola del coro ti impazzisco. Cioè, almeno mi vuoi battere a Even. Fammi prendere il carry over di Dunka. Difficilissimo uscire da questo round, ragazzi. Uno che vi parte con Adali d'assalto anfibio. Kerak. Avrei dovuto risolvere subito la Garak e spendere un ping. Ok, ma magari lui, che ne sai? Che ne sai? Potrebbe darmi una possibilità di uscire da round di tiro poco, che finora non me lo sta dando. Senza la maledetta. Sicuramente dovrò investire la quercia, senza ombra di dubbio. Qua sicuramente tiro la rappresaglia, gli tolgo comunque dei punti e attivo la simbiosi. Continuiamo a prendere il carry over, sarebbe bello che andasse anche sulla quercia oltre che sul farm. Lui addirittura gioca Odo. Ok, abbiamo capito, vuoi vincere Even. Me l'hai fatto capire bene, non c'è bisogno che me lo confermi così arrogantemente. Cerchiamo di. Potrei anche ammazzargli Odo, così. Mi buffa la quercia per splittarmi un po' il buff. Attivo anche la simbiosi, almeno gli ho tolto Odo. Vero che perdo il carry over di Dunka, ma. Questo sta nervosissimo. Questo sta nervosissimo. Lui si tiene avanti. Potrei pensare anche di investire Skill Rule, ma. Ha dei body completamente splittati lui. Ha dei brodi completamente splittati, quindi non sarebbe uno schiru così forte. Posso però tirare un'altra rappresaglia. Posso tirare un'altra rappresaglia. E adesso le nostre giocate sono quasi finite, cioè nel senso posso fare Brain, non so fino a che punto Brain possa essere utile. Se lui gioca qualcosa come Voimir si prende il round. Infatti non ci ha dato chance di uscire dal round, cioè lui è partito subito super aggressivo e addirittura arriva Falibor. E lui ha giocato Falibor, Odo, Adalia, assalto anfibio. Cioè vinci sempre a Even. Vinci sempre a Even. Non mi dai proprio tre, non mi dà chance. Non mi dà chance di rimanere nel round. Ok, ha vinto a Even, ha investito tanto. E vediamo se riusciamo a riprendere questa partita con Skirru. Il problema è che lui potrebbe pusharci con assalto anfibio. Assalto anfibio sono veramente tanti punti. Vediamo cosa peschiamo. Le tempre non mi sembrano. Forse una carezza è meglio della tempra. Doppio nano. Non è che abbiamo migliorato la situazione. Lui pusha, lui gioca super aggressivo. E qui sarà problematico uscirne ancora. Parte subito di fregata. Parte subito di fregata. Questo è problematico. Il Trent Protector mi avrebbe fatto comodo. Anche entrando in cinghiale. Se parto di Fov, cosa posso prendere dal deck? Non c'ho tantissime giocate in realtà con Fov. Non ho tantissime play, devo partire di nano. A meno che non voglio usare lead. Se lui continua a pusharmi, devo sicuramente investire il leader per Skirru. Lui non ha usato neanche una Gary. È vero che ha usato delle ore importanti. Cerchiamo di fare un po' di fila, magari per dare value a questa quercia.
Decide di buffare tutto. Ok. Andiamo con l'altro nano. Cerchiamo di rimanere attivo. Ed iniziare a pensare che lo skill lui potrebbe essere fatto da 4. Lui ha una fregata da 9, quindi potrei fare 3, 8, sì, da 4 potrebbe essere buono, ma lui decide di andare a 5 per ammazzarci da 5. Il problema principalmente è quello, cioè che lui non ci sta dando uno schirru pulito. E questo è il vero problema. Ha già diversi minion buffati. Potrei provare a tirare Brain. E vedere se sopravvive. Brain potrebbe aiutarci a settarci uno schirru. La vedo veramente difficile. Uno schirru magari da 4. Il problema sono queste due che non vanno sotto schirru. Lui sta buffando. 3, 4, 5, 6. Ci ha risolto anche Brain. Ok, questo è molto problematico. Lui sta andando per il 2-0. Potrei fare uno schirru da 5. Potrei fare uno schirru da 5. Non è fortissimo, perché lui rimarrebbe con 4, 3, 7, 10, 12 punti e noi rimarremo con 8 punti in board, quindi non è così forte. Però penso che se non faccio skill adesso la partita è sempre persa. 8, 9, quindi posso fare 9, mi servono 4 ping, quindi posso fare così, 1, 2, 3 qua. Lo mandiamo a 5 e andiamo di consiglio di Isengrim. Schirru entrerà a 5 e spaccherò più pezzi possibili. Ci portiamo a meno 3. Più che altro gli abbiamo tolto anche la fregata. È il problema che abbiamo usato il leader. Abbiamo usato il leader. Abbiamo anche una Adriana in campo, quindi Carezza potrebbe comunque trovare dei bei punti. Lui addirittura gioca Anna, lui è proprio Baolin. Peccato, se avessi forse aspettato un turno, forse addirittura avrei potuto fare uno schirru più grande, effettivamente. Un po' di rammarico c'è in questa partita. Spero pure che se avessi pescato magari un 30 cinghiale, avrei messo diversi unità sotto a schirru. Cioè, questo si è giocato tutto, ha pescato tutte le ore del turno. Fortissimo. Fortissimo il nostro avversario. Veramente forte. Tanto ha giocato Even che tiene in porta. Pure se avesse perso sto round. Questo è il problema, ragazzi. Il problema purtroppo a certi livelli. Magari, non so, a certi rank non si sente, ma ad altri livelli veramente chi parte per secondo è troppo avvantaggiato in questo gioco. Perché chi parte per secondo può decidere tranquillamente se giocare super aggressivo e quindi provare a vincere Even. Non ha niente da, cioè chi parte per secondo non ha niente da perdere. Questo è il problema attuale. Abusano della coin, cioè abusano completamente della coin. Questo addirittura c'è anche. Peccato, in realtà non abbiamo perso neanche di così tanti punti. Però lui aveva tutte, lui ha pescato tutte le ore del suo mazzo, quindi c'era poco che potessi. Poco che potessi fare. Forse se avessi aspettato un turno per fare skirru avrei potuto fare skirru più grande. Ma mi ha risolto anche Brain. Se non mi avesse risolto Brain, cioè ha avuto anche Messenger. C'è poco. Ci sono poche analisi che possiamo fare su sta partita. Io andrei con una terza partita. Qui sono andate abbastanza veloci. Vediamo se riesce a uscirci una partita un po' più bilanciata. Ma comunque, ragazzi, è divertentissimo. Ovviamente l'avversario sapeva che doveva pushare. Speravo che dopo che si era giocato tutte quelle ore nel primo round, magari anche se pushasse il secondo missasse qualcosa. Il nostro avversario invece ha giocato super aggressivo perché aveva già tutto in mano. Ombra della morte, ragazzi, potrebbe essere Devotion. Potrebbe essere Devotion. E partiamo per primi. È il discorso che vi stavo facendo prima. Ed è molto penalizzante. Togliamo Tepra.
Togliamo il purify. Togliamo il purify. E riprendiamo tempra. Va bene, ho capito come il trend. Forse era meglio fermarmi alla seconda partita. Ho già capito come inizio a pescare in queste partite qui. Comunque, ho paura sempre della solita canicola. Cioè, la canicola ci punisce tantissimo. Dunque, poi abbiamo Etnima, avete visto anche dove va il mio buff quando gioco Etnima? Cioè, ormai lo sapete. Potrei investire Figgis, però mi sembra esagerato. Partiamo semplicemente di Brigante. Vediamo che cos'è lui, anche se lui nel 99% partirà di larva. Giocata abbastanza scritta. Questa è un'altra carta che per me andrebbe nerfata. Andrebbe portata a 1 l'Armor. Io ci provo a giocare Dunka. In realtà c'è una mano bruttissima. Io vorrei uscire dal round. La realtà è questa, cioè che io voglio uscire dal round a 7 perché veramente voglio giocare in risposta. E per uscire dal round a 7 potrei investire Tempra e buffare i miei due nani. Vediamo se lui ci permette di uscire dal round. Ok, questa uova di Andrea è un po' lenta, solo che queste carte qui mi spaventano un po'. Perché mi puzza di Kikimora Queen. E non posso uscire dal round contro Kikimora Queen. Assolutamente. Assolutamente non posso uscire dal round. Non posso più uscire dal round. Questa è una scelta terrificante. Perché Kikimora Queen non mi darà mai uno skill rune. Oddio. Si sa mai. Però io penso che non mi darà mai uno skill rune. Da 5 per esempio. Ci potrei provare, cioè la mia mano secondo me non, cioè, non siamo in grado di reggere un push di mostri. Questo è il discorso. Quindi buffo qui, mi porto a 21, che in realtà non è 21, è 23, ed esco dal round. Il problema è che lui, ho veramente tanta paura che sia un Kikimora. Naturalmente sì, lui ci ha quasi ripreso. Devo uscire per forza, ragazzi. È meglio giocarmela in difesa. Meglio giocarmela in difesa. Non ho una mano. Cioè, una mano bella aggressiva sarebbe Frexenet, sarebbe Dunka. Non voglio investirmi il richiamo della foresta subito. Cioè, di primo round. Perché potrebbe servirmi un tutor se messo qualche carta dopo. Solo che se ho Kikimora Queen. A meno che lui non fa qualche errore, cioè che lui mi setta skill rune. Perché il problema è sono le armor di questo mazzo. Io non riesco a pingare oltre l'armor, altrimenti si potrebbe fare uno skill rune degli dei. Perché no? Vediamo cosa decide di fare lui. Potrebbe anche non essere, ma dalle carte che ha giocato mi setto proprio d'ore di Kikimora. Tanto magari il nostro avversario potrebbe sorprenderci. Skill rune in mano non lo voglio assolutamente, lo toglierò subito. Tra parentesi non ho il consiglio, eccolo qui, bravo. Carezza della Dede non penso che mi possa servire questo matchup, lui è meglio. Trezzo in galera, sarebbe bello intanto vederti contro sti mazzi. Lui parte subito, ci ha tolto ogni dubbio su quale mazzo potesse essere. Andiamo a togliergli un insetto, dovrebbe già fare la combo adesso. Con tre insetti settati. Io potrei andare a prendere il 30 cinghiale con il consiglio, cioè con il richiamo, che comunque mi assicura una removal. Vediamo se decide di fare la combo subito lui, con Karatyr. No, decide di fare prima Igar, che comunque è un altro insetto, quindi ci sta da parte sua. Ci sta da parte sua fare questa giocata. Io vado a prendermi il 30 cinghiale, tra l'altro si è anche buffato di lui. Attiviamo anche una.
Adesso bisognerà capire se lui vuole fare le cose sul serio oppure semplicemente un bait questo Igor, perché ha ancora sette carte, lui finché non va secco qui. Ci ha tolto ogni dubbio, questa oniromanzia è a difender. Questo è problematico. E questo non ci fa neanche lingare adesso. Questo è problematicissimo. Come usciamo da questa situazione? Dovremmo ammazzarlo? Oppure sperare che lui si senti uno schirru, ma ci credo poco. Vabbè, tanto lui torna dietro. E probabilmente ci settiamo Defender anche noi, per magari giocare Brain dopo. Oppure giochiamo Etne adesso. Difficilissima sta giocata. Proviamo a settarci Defender. Purtroppo sono 11 HP quel Defender. E questo è Karatir. La speranza è che magari se lo setti lui, ci credo poco. Ci credo pochissimo. E quanto sono andati? 4? Peccato che questo c'ha forza diversa. Se avesse avuto 4 anche lui avrei spaccato tutto, lo schiru da 4. Comunque mi conviene fare schiru adesso. Penso che sia comunque la giocata da fare. Schiru gioca per 16 punti. E il problema. Potrei anche ammazzare il Defender in qualche modo. Se pingassi due qui, allora sicuramente vado a prendermi Skirru. E che dopo rischio di non riuscire a farlo. Cioè dopo rischio. Quindi mi autopingo Skirru e vado con Skirru da 4. Il problema è che dopo lui potrebbe uscire dai 5. Perché se gli si procca due volte la prosperità. Questo è il problema. Spero che Igor non potrei riuscire a ammazzarlo in qualche modo. Devo giocare Etne adesso. Sì, per forza. Torno indietro col cinghiale. Igor potrei ammazzarlo. Con 7 di armor, con uno sparo da 5. Cioè, una volta che ho risolto il defend. Ho trovato comunque gente tutta incavolatissima. Certo che se gioco Grande Guercia Etne adesso, come vinco il round dopo? Questa è la vera domanda, cioè dovrei cercare di vincere senza Grande Guercia. Vincerò mai. Difficilissima, ragazzi, sta partita. Problema di avere una mano pessima al round 1, quando partite per primi. Lui adesso gioca semplicemente carte per attivarsi la prosperità, non ha tantissimi insetti, ne ha 3, però comunque sono punti, guardate lì. 3, 4, 5, 6, 7. Posso ammazzare il Defender. Il problema però è quello che vi stavo dicendo prima. Cioè, come vinco il round dopo? 3, 4, 5, 6, 7, 8 addirittura. Quindi ammazziamo il Defender. Cioè, questi sono punti? Il problema è che lui passerà adesso, cioè di fronte alla quercia lui passa, infatti. E lui vincerà Diggern sicuramente il round dopo. Abbiamo il Trent che è forte. Ci basta fare questo, tanto abbiamo le simbiosi. E lui non ha più il leader. Lui non ha più il leader. Però è tosta, raga. Noi abbiamo ancora due cariche di leader più la triade da 4 punti. Quindi in realtà noi abbiamo ancora 6 punti di leader. Non è impossibile, però è tosta. Andiamo a Fov, lui è forte. Rex Knight, tanta roba. Abbiamo ancora Duncan nel deck. Abbiamo ancora Duncan nel deck. Potrei prendere un cerchio della vita nel caso partisse di larve. Penso che. Non so se la guardiana è forse troppo lenta.
Parto di Frexenet, mi buffo Brian. Forse la guardiana è troppo lenta. Duke è buona. Duke è ottima per partire. Penso di tenermi tutto. Allora, partiamo sicuramente di Duke. E iniziamo a prendere più carriere possibile in mano. E comunque ci sentiamo anche un trade da 3. Cioè, se lui partisse di larve adesso, gli risolverei entrambe le larve subito. What? Raggi di spalla cosa? Va bene. C'è Duncan continua comunque a darci il buff. Quindi va bene in realtà. Mi buffo Brian. Anche se in realtà adesso ho due trade in campo, quindi potrei vingarci subito. E diventa 7 Brian adesso. Non è male. Cerchio della vita. Oppure c'ho anche vari purify. Cerchio della vita, penso Goliath. Goliath sarebbe bello da ammazzare. Se ammazziamo Goliath, entra comunque una guardiana. Non è il massimo, non è manco male. Qua ragazzi si decide tutto. Sto pensando se sparare 5 adesso su Goliath, mi attivo comunque la simbiosi, me lo setto con il trade di protettore. Bravo, buffami Fog. Noi abbiamo ancora leader, noi abbiamo ancora leader, non ce lo dimentichiamo. Decide di giocare Geralt Irden per pazzesco. Lo sapevo che giocavi Geralt Irden, lo sapevo che tu eri il tipo che giocava Geralt. Comunque noi abbiamo 4 danni. Quindi in realtà ci basta fare una giocata di questo tipo. Pure potrei anche sparare 3 adesso con Fog. Potrei sparare 3, tanto dopo che va il buff mi va bene. Questi sono 3-5 punti, questi sono 5 punti, questi forse sono qualche punto in più. Però mi assicuro più facilmente il 3. Ce la possiamo far vincere, ragazzi, ce la possiamo fare. Duncan sta continuando a darci carry over. Cioè, queste sono diventate grosse. Prossimo gioca addirittura l'Etereo, questo mi sorprende. In realtà fa diventare una 4 lui, quindi non me ne importa granché. Io giocherei sicuramente Brian. Brian sono 3 ping 3 4 7, potrei già attivare Brian adesso su Goliath. Ci sta. Quindi andiamo a pingare 3. E comunque sono i due punti che ci entrano dal mazzo, cerco di non caricare troppo la fila. Cioè sono 3 punti che ci entrano in più nel mazzo. E altro che riavere per il protettore che comunque avrà il target del come si chiama, della rappresaglia della natura. Ragazzi, occhio che forse abbiamo fatto. Lo sapevo che arrivava questa canicola del Korat. Vediamo ammazzare l'Etereo e lui dovrebbe avere Ozreal l'ultima mossa e non basterà. Caro amico mio, volevi fare lo svelto con lo zio, ma Skirru ti ha punito. Fateli questi 30 punti. Ciao bello, ciao. Insegna agli angeli a pushare con la kikimora del defender. Soddisfazione ragazzi, soddisfazione. Scusate per questo mio momento trash talking. Ritorniamo al deck, ragazzi. Il mazzo è fantastico, il mazzo è fighissimo e vi assicuro, cioè ci metto la mano sul fuoco, che voi tirerete degli skill nettamente più belli dei miei del video di oggi, perché sicuramente magari con avversari più abbordabili, che magari non giocano intorno al vostro deck perché non se lo aspettano, perché magari non lo conoscono, potrebbero fare veramente una brutta fine. Fatemi sapere, ragazzi, anzi, mettetevi su Facebook, mettetemi le foto sotto al post che farò, mettetemi le foto dei vostri Skirru. Voglio lo Skirru più grande, non lo so, vincerà qualche contest futuro. Magari lo inviterò in un video, vi faremo una sessione di coaching, lo Skirru più grande, ragazzi, che mi manderete.
vi farò una sessione di coaching con un video e ci divertiremo. Spero ragazzi che il mazzo e il video di oggi vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like allo zio, iscrivetevi nel canale, commento, una condivisione e aspetto allora ragazzi i vostri screenshot, dei vostri skill room, mi raccomando non barate. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con le news e le novità dello zio, ragazzi ci becchiamo con il prossimo video, bella.